C'è una ciotola pienissima di dolcetti. E nessuno nei paraggi. Polpetta, ti ho beccato con le zampe nel sacco. Chi ha spento la luce in cucina? Dolcetto scherzetto? Aiuto! Prometto che non mangerò mai più dolcetti di nascosto! Aiutatemi, Buffy! Polpetta, perché sei così spaventato? Lampo, aiutami! C'è una strega nella nostra cucina! Vedete, non riesco a smettere di tremare! Quella strega assomigliava per caso a lei? Ehi, ciao, Buffy Cats! Sì, eccola che arriva! È lei, la strega! Oh, scusami se ti ho spaventato! Isotta, sei veramente tu? Ma per quale motivo ti sei travestita da strega? Beh, perché è Halloween! Stasera ci divertiremo giocando a dolcetto o scherzetto! Super gattastico! Si sceglie dolcetto o scherzetto, così le persone ci regalano tanti dolcetti! Halloween sarebbe la mia festa preferita se non fosse per il terribile mostro di Halloween! Ma dai, Polpetta, dovresti saperlo che il mostro di Halloween non esiste! Dolcetto scherzetto! Dolcetto! Ehi, non hai paura neanche un poco, pochino, pochettino! Non spaventi proprio nessuno! Scusa, vado a giocare a dolcetto scherzetto! Ciao! Oh, è convinta di essere la regina di Halloween, la ragazzina, con quei quattro gattacci pulciosi dietro, vero boss? Ma ora le dimostreremo che sappiamo ottenere più dolcetti. Vedrai, parola di Winston. Dolcetto scherzetto? No, grazie, non sono interessato ad alcuna enciclopedia. E poi ho già acquistato quattro formidabili aspirapolvere. Vai, Milady, adesso tocca a te. Oh, ma guarda che adorabile gattina. Se volete, posso darvi soltanto qualche dolcetto? Ecco qui, Polpetta, terrai tu i dolcetti. Oh, sono tutti veramente appetitosi. Non devi mangiarli, Polpetta, poi li condivideremo con tutti. Oh, ma questo lo so, Lampo. Prometto che non ne toccherò uno finché non torniamo alla clubhouse, ok? Noi ci fidiamo di te. E ora andiamo a prendere altri dolcetti. Sì, però speriamo di non incontrare il mostro di Halloween. Ora guarda in para, boss. Dolcetto scherzetto! Oh, mi dispiace tanto, signora. Io volevo solamente un dolcetto. E non si vergogna per niente alla sua età? Mi lasci spiegare. Continuiamo il giro, boss. Coraggio, Buffy Cats! Andiamo a prendere altri dolcetti. Ora tocca al lampo. Spero seriamente che non sia il mostro di Halloween ad aprire la porta. Sembra che Polpetta abbia paura del mostro di Halloween. Dolcetto scherzetto? Oh, se posso scegliere, preferisco lo scherzetto. Guardate, un vero ragnetto! È spaventosissimo! Questo scherzetto merita tanti dolci in cambio. Hai fatto un ottimo lavoro, Lampo! È il momento di mettere in pratica il mio piano! Polpetta! Chi è che mi ha chiamato? Dammi subito quei dolcetti, Polpetta, e non ti muovere! Il mostro di Halloween! Polpetta ha creduto al mio scherzo, troppo facile! Buffy Cats! Ehi, Polpetta, ottimo lavoro! Hai ancora i nostri dolcetti! Già, certo! Oh no! E ora come faccio a dirglielo? Ah!
buonasera, ragazzina! Oh, buonasera, gattini! Volete vedere il mio magnifico scherzetto? Potresti darci dei dolcetti, Bertie? Ti prego! Credo che tu sia più dolce di tutti i miei dolcetti! Sei stata grande, Pilù! Cosa sarebbe Halloween senza dolcetti? Non è vero, Polpetta? Sì, hai ragione, Pilù. Il mostro di Halloween non esiste! Il mostro di Halloween non Polpetta, esiste! Polpetta, dammi i tuoi dolcetti! Lasciamene almeno uno, per favore! Dove è finito? Me lo sono sognato, forse. Oh no, questo non è di certo un sogno, questo è un vero e proprio incubo! Che bello, ho rubato tutti i dolcetti a Polpetta! Winston sarà proprio soddisfatto di me! Dolcetto scherzetto! Oh, buonasera, Winston! Ecco un dolcetto per te! Grazie mille, Alfreda! Oh, per la precisione, quello è un croccantino per gatti! Ricevere dolcetti è più dura del previsto, boss! Ehi, cosa c'è lì dentro? Ah, bravo il mio boss! Sono sicuro che li hai rubati a quei gatti pulciosi! Hai imparato da me il migliore! Polpetta, ora tocca a te fare dolcetto scherzetto! Lo so, ma devo proprio farlo anch'io, Isotta! Coraggio, Polpetta! Sarà molto divertente! Dolcetto scherzetto! Oh, abbiamo una tenera streghetta e un dolcissimo micetto! E io ho qui qualcosina per voi! Sono i miei piccoli cioccolatini speciali! Cos'è che non va? Non ti piacciono i cioccolatini? Mi dispiace tanto, ma non ho nient'altro da darti! Non ho nemmeno un croccantino! L'ultimo che avevo l'ho data a Winston! Oh. Non l'ho mai visto comportarsi così davanti al cibo! Come mai sei così triste, amico Micio? Nel sacchetto non c'è più niente! Non è rimasto nemmeno un dolcetto! Questa è una vera e propria catastrofe! Polpetta, non dirmi che ti sei pappato tutti i dolcetti! È stato il mostro di Halloween! Mi ha spaventato e ha rubato tutti i nostri dolcetti! Ecco, vi ho detto la verità, ma tanto lo so che non mi crederete mai, amici e amici! Beh, io ti credo, Polpetta, perché tu hai detto la verità! Grazie mille, Milady! Ma questo allora significa che esiste davvero il mostro di Halloween? Oppure esiste qualcuno che si è mascherato da mostro e ha rubato i nostri dolcetti? State tranquilli, so io come riprenderli. Oh, io sono pronto a darti una zampa. Bravissimo, Polpetta! Ecco il mio piano. Oh, questo sacco è davvero pesante! È stracolmo di dolcetti! Aspetta fuori, Polpetta! Ci divideremo i dolcetti e li mangeremo insieme! Dammi subito tutti i tuoi dolcetti, Polpetta! Mamma gatta! Allora io scappo via! E adesso prendiamo tutti i dolcetti nel sacco di quel baffi perdente! Ciao, mostro di Halloween! È giunto il momento di smascherarti! Boss! Restituisci i dolcetti! Oh, è troppo tardi! Li ho già mangiati tutti, Buffy Cats! Ho l'impressione che qualcuno stia dicendo una bugia! Mi avete rovinato lo scherzetto, baffi perdenti! Ma ormai è tardi! Ho già portato tutti i vostri dolcetti a Winston! Su con il morale! C'è ancora una casa dove giocare a dolcetto scherzetto! Ah, davvero una magnifica notte di Halloween! Mi farò una scorpacciata di dolcetti! Ehi, chi si permette di venire a disturbarmi a quest'ora?
Winston! Ho bussato alla tua porta per farti un dolcetto scherzetto molto speciale! Perché? Cosa ho fatto per meritarlo? Ti sei tenuto per te tutti i dolcetti! E ora sono qui per riprendermeli! Io sono il terribile mostro di Halloween e, come vedi, ho ben tre teste! Prendi i dolcetti! Prendili tutti! Non mangerò mai più dolcetti in vita mia! Non mangerò mai più dolcetti in vita mia! Non mangerò mai più dolcetti in vita mia! Ah! Il mostro di Halloween è tornato! Aiuto! Bel gioco di squadra, Buffy Cats! Ci sono dolcetti per tutti! Grazie mille, Isotta! E grazie al terribile mostro di Halloween! Le prove sono state gattastiche! Potete dirlo forte, amici mici! La nostra canzone sta prendendo forma! È vero, Milady! Domani alla nostra festa di Halloween sarà un grandissimo successo! Per renderla perfetta per Halloween ci basterà aggiungere un testo super spaventoso! Sapete cosa è spaventoso? Non poter fare un pisolino! Pensandoci meglio, la cosa più spaventosa è restare senza spuntini! Mi spavento al solo pensiero di una vita senza spuntini! Possiamo cantare del peloso gatto mannaro! Milady, ma il gatto mannaro è un lupo che diventa gatto o un gatto che diventa lupo? Cosa ne dite invece del Cat Kong? Un gatto gigante, alto come la torre dell'orologio! Cat Kong usa i grattacieli come tiragraffi! L'unico gatto gigante che conosco è Polpetta! Sono molto affamato! Oppure cantiamo del mostro che vive nel buio! Un mostro che vive nel buio? Esiste veramente? Sembra di sì! E recentemente quel mostro è stato avvistato proprio in questo punto! Io sono il mostro che vive nel buio! Il rottino era la parte più spaventosa della storia! Quindi il mostro che vive nel buio potrebbe nascondersi ovunque! C'è che non va? Il mostro che vive nel buio è qui! Pelù, i mostri non esistono! Ma io l'ho visto! Là! Ma quella è soltanto l'ombra di Polpetta che dorme! So io cosa ci vuole! Miam, miam! Vedi? Non c'è nessun mostro qui! Adesso riposati! Domani sera c'è la grande festa di Halloween! Wow! Hanno messo delle decorazioni bellissime per Halloween! Sono davvero incredibili! A me fanno un po' paura! Felice Halloween, Buffy Cats! Indovinate chi sono? Gus, devi esserci tu dentro quella maschera! Bravi! Avete indovinato, sono io! Questo sarà il miglior scherzetto di Halloween di sempre! Così tutti penseranno che sono Cosmo! Indovinate chi sono? Sei Baby Pie! Oh no! Mi avete riconosciuto!
riconosciuto subito. Vuoi fare a cambio di dolcetti? Oh, quello sembra buono. Ok, ci sto. Cosmo, torna subito qui. Ciao a tutti, felice Halloween. Ma che scherzo è mai questo, Cosmo? Sarò pure stralunato, ma non so assolutamente di che cosa state parlando. Halloween è la festa più gattastica che ci sia. Ecco, non lo so, Lampo, a me fa un po' paura. Tranquilla, guarda come sono belle le zucche illuminate. Ma io vedo anche tante zone buie dove il mostro potrebbe essere nascosto. Come lì o... Oh. Ah, no! È il mostro che vive nel buio! Ehi, Pilù! Non avere paura, siamo solo noi! Ciò che Milky! Credo che abbiamo spaventato Pilù quando provavamo la nostra canzone. Ma la canzone non era mica così male. No, Polpetta. Pilù si è spaventata quando scherzavamo sui mostri. Ma lo sanno tutti che i mostri non esistono. Ah, ho appena avuto una baffa idea. Portiamo Pilù a vedere la parte divertente di Halloween. Facciamo dolcetto scherzetto. Questa, Pilù, è una delle cose più divertenti di Halloween. E anche delle più gustose. Vai alla porta e riceverai un dolcetto divertente. Va bene. Sembra piuttosto facile. Oh, forza, ce la puoi fare, Pilù. No! È così buio, il mostro potrebbe nascondersi lì! Che sta facendo? Sta tornando indietro! Pilù, i mostri non esistono! Era solo Lola spaventata dalla zucca che indossi! Tutto questo buio non mi piace. Il mostro che vive nel buio potrebbe essere ovunque. Voglio andare a casa. Buffy Cats, dobbiamo aiutare Pilù. Non voglio mai più giocare a dolcetto scherzetto. Ehi, ma dove siete? Sono sola soletta. Siamo andati a cacciare il mostro che vive nel buio. Se entro le 5 non siamo tornati, vieni a cercarci. Sono le 5:05! Oh. I miei amici hanno bisogno di me. So cosa devo fare, li devo aiutare. Sto arrivando, Buffy Cats, tenete duro! Ah, bene, la prima parte è fatta. E adesso completiamo il resto del piano, così Pilù supererà le sue paure. Il posto sembra questo. Sfortunatamente, ci sono tante zone d'ombra là dentro. E il mostro che vive nel buio potrebbe essere in ognuna di quelle. È troppo per me. No! I Buffy Cats hanno bisogno di te, Pilù, ce la devi fare! Resta nella luce, Pilù, andrà tutto bene! Niente più luce! Ehi là! C'è nessuno qui! Ah! Ok, 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 Pilù! Pensa solo ai Buffy Cats! Ai Buffy Cats! Cos'è quella cosa con i peli arruffati? Mi sta anche respirando addosso! No! Quel coso non può essere un mostro! Almeno credo! Sono arrivata fin qui e i miei amici hanno bisogno di me! Devo farcela! Ok, deve esserci un interruttore da qualche parte! Oh. Brava, Pilù! Ce l'hai fatta! Buffy Cats! Sei
Siete proprio voi! State tutti bene! Congratulazioni, Pilù! Hai superato le tue paure! Come hai potuto vedere, i mostri non esistono! Cos'erano quelle creature lungo il corridoio? Questo era il mostro con i peli arruffati. E questo era il mostro che sibilava e respirava su di te. È vero! Alla luce non fanno paura! Ma neanche al buio! I mostri non esistono! È davvero gattastico! Sono riuscita a superare la mia paura del buio! E sapete una cosa? Mi è venuta in mente un'idea per il testo della canzone per la nostra festa! E ora la nuova canzone ispirata dalla nostra Pilù! Si intitola Chi ha paura del buio? Questo suonare mi ha fatto venire fame, amici amici. Mi serve uno spuntino. Io so mangiare tutti gli spuntini. Io sono il mostro che vive nel buio. Oh, il mostro! Allora esiste! Aiuto, Buffy Cats, aiuto! Polpetta, ero solo io. Oh, oh, no, non eri tu. Quella che ho sentito era la voce del mostro vero. Oh, Polpetta, ma non lo sai che i mostri non esistono? Non avere paura. Bene, ho paura che dovremo mangiare noi anche la parte di Polpetta. Iscriviti al canale.